Queste sono le Brooks Hyperion Max, rappresentano la scarpa più leggera, reattiva, presente sul mercato per chi non cercasse una scarpa con piastra in fibra di carbonio, ma per capirlo come al solito. Partiamo dalle specifiche, sapendo che questa scarpa è adatta ai polisematori che cercano reattività, velocità, ma non volessero una scarpa estrema. Nella taglia US 9 questa scarpa pesa 212 grammi, drop 8, 34 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, ovviamente è max ma non così max. Utilizza la nuova mescola azotata che Brooks chiama DNA Flash. Queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. La tomaia è un materiale molto premium, utilizza una linguetta racing, la scarpa ha uno spazio nell'avampiede abbastanza limitato. Chiaramente la scarpa è pensata per allenamenti intensi, quindi è filante, utilizza anche dei lacci piatti che si allacciano abbastanza bene, la linguetta però non è a soffietto. Brooks ha posizionato il nastrino per tener ferma la linguetta stessa nella parte anteriore. La linguetta racing ha poi un rinforzo sul collo del piede che vi consente quindi di allacciare la scarpa in maniera molto precisa. L'allacciatura con 7 occhielli è ben precisa, non serve di fatto utilizzare l'ultimo. Il tallone e la conchiglia sono ben sostenuti con la solita imbottitura all'interno. Il bloccaggio del piede lo definirei perfetto, soprattutto anche grazie ai loghi termosaldati nella parte mediale. A completare poi la parte superiore questa struttura con una protuberanza verso l'interno che garantisce che il tendine di Achille sia ben protetto. Ovviamente nel passato era utilizzata da moltissime aziende, ora soltanto quelle più tradizionali la utilizzano, paradossalmente non so se è un vantaggio competitivo, ma comunque sicuramente i miei tendini mi hanno ringraziato, però ovviamente dipende anche dalla vostra conformazione fisica. A completare poi il design della parte superiore sicuramente la presenza di elementi riflettenti che vi consentono di correre felicemente pure d'inverno. Come numero suggerisco sicuramente lo stesso numero in casa Brooks, ma anche delle altre aziende americane. Sappiate che la scarpa ha una struttura molto filante, pensata per correre velocemente e di conseguenza potreste trovarla leggermente stretta sull'avampiede e quindi magari per alcuni di voi potrebbe essere necessario prendere mezzo numero in più. E a livello di mescola, che invece le cose si fanno comunque molto interessanti, questa scarpa utilizza il DNA Flash, che è una mescola azotata. Si parla di un processo super critico, in realtà semplicemente utilizza una schiuma in eva con un processo di nitroinfusione. Questa cosa rende la scarpa assolutamente reattiva, anche se non è la più reattiva del mercato. Stabile, invece in questo caso è sicuramente molto stabile, e grazie alla quantità di mescola presente nella parte posteriore, per chi atterrasse di tallone avrà sicuramente una sensazione di reattività molto buona, garantita anche dal fatto che la struttura barchetta vi consente di correre con una rullata efficiente. Una delle cose che mi sono piaciute tantissimo è il fatto che questa scarpa sia comunque molto flessibile, anche se la flessibilità è nel mesopiede, quindi per chi appoggiasse di avampiede, per chi appoggiasse di tallone, questa scarpa va bene per il mesopiede, probabilmente no. A livello di mescola è reattiva, ma non così reattiva. Al tempo stesso la mescola, correndo velocemente, dà una sensazione di morbidezza buonissima rispetto però alle Ghost Max che usciranno tra qualche giorno e di cui farò la recensione sul canale. Sicuramente sappiate che questa schiuma è leggermente più dura, ma grazie al processo di nitroinfusione questa scarpa è davvero la più stabile, veloce, presente sul mercato. È comunque una scarpa neutra perché si piega al suo interno, ma ha degli elementi che garantiscono una buona stabilità, soprattutto per chi appoggiasse di avampiede grazie allo spazio presente nell'avampiede stesso, ma anche per il fatto che la soletta è estraibile, quindi potreste sostituirla con dei plantari personalizzati che secondo me hanno il loro perché in un modello di questo tipo che è molto molto leggero. Tra l'altro sarebbe elegante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, in questi giorni sono copiose. Mi è piaciuto invece moltissimo il battistrada, che ha una struttura forse psichedelica ma al tempo stesso
una gomma presente sia sull'avampiede sia sul tallone, sui punti principalmente di appoggio del podista amatore. Nella parte posteriore la gomma è durissima e quindi non si rovinerà neanche dopo 1000 chilometri. Chiaramente questo design ha una trazione particolarmente buona e quindi la suggerisco non soltanto per correre in strada ma anche su pista bianca. La trazione è garantita anche nelle giornate di pioggia. Trovo poi che rispetto al design delle Hyperion Tempo questa Max abbia migliorato sensibilmente la struttura del battistrada, garantendo nella parte mediale la presenza di questa gomma che offre una migliore protezione per chi appoggiasse in maniera inconsueta, e sicuramente lo spazio nell'avampiede più importante garantisce una migliore trazione anche grazie alla struttura davvero ben disegnata. A completare il design della scarpa stessa, la struttura Rapid Roll, che è assolutamente più aggressiva rispetto a quella del modello Tempo. È ovvio che per chi appoggiasse di tallone questa struttura è davvero eccezionale, perché comunque il tallone smussato, la rullata risulta incredibilmente efficiente. Dal mio punto di vista suggerisco di migliorare la tecnica di corsa, però sicuramente per chi appoggiasse di tallone questa scarpa è una delle migliori, se non la migliore, presente sul mercato per correre velocemente senza ovviamente avere una piastra in fibra di carbonio. Detto ciò, a chi è adatta questa scarpa? Sicuramente a chi appoggiasse di tallone, per podisti amatori che pesassero al massimo 75 kg, oltre, secondo me, meglio utilizzare qualcos'altro. Credo che la scarpa possa essere utilizzata per ritmi che vanno dai 5, ma forse anche leggermente qualcosa in meno, fino ai 3,30 al chilometro, ma magari anche di più a seconda del vostro motore. La suggerisco per corse molto rapide, per fartlek, ma anche per medi. A livello di distanza invece, secondo me, sono adatte fino alla mezza maratona. Oltre, credo che dobbiate avere una biomeccanica di corsa molto efficiente per utilizzarla. Non la raccomando invece per podisti pronatori, dove invece, secondo me, la Hyperion GTS, che purtroppo però non ho ancora provato, potrebbe essere la soluzione ideale, perché vi consente di correre davvero velocemente, ma al tempo stesso garantisce un controllo antipronazione. Ho rilevato soltanto due difetti. Il primo, di design: la scarpa è pensata per correre velocemente, di conseguenza la linguetta non a soffietto forse nel 2023 non è un vantaggio significativo. Questa scarpa si muove moltissimo e soprattutto il nastrino per garantire la stabilità della linguetta stessa è stato messo solamente nella parte dell'avampiede dove forse non serviva. Il secondo problema è legato al fatto che questa scarpa non è una scarpa unica, è pensata soltanto per allenamenti veloci. Normalmente una scarpa con questa tipologia di mescola potrebbe essere utilizzata anche correndo lentamente. In questo caso invece, secondo me, proprio per la durezza della mescola stessa, non è adatta per correre sopra i 5 al chilometro, quindi avreste bisogno di almeno due scarpe e forse non è necessario per chi corre soltanto 3 volte a settimana. In conclusione, ritengo che questa Brooks Hyperion Max sia adatta a tutti i podisti amatori evoluti che non cercassero una scarpa con la piastra in fibra di carbonio, ma invece volessero correre velocemente. Chiaramente non è una scarpa estrema, quindi per gli allenamenti super intensi suggerirei qualcos'altro, ma chi invece fosse in miglioramento e non volesse utilizzare qualcosa di estremo, questa è sicuramente una scarpa suggerita, soprattutto perché pesa pochissimo ed è molto stabile. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio e soprattutto bermi un coffee. Ciao, alla prossima.